dell'adulto, cioè della persona è il problema, manco dei genitori, della famiglia, è del genitore, non è della scuola, è dell'insegnante, di quella persona, è di quell'insegnante. Perciò, si può dire che è dell'adulto? Illusione. Il problema è di un'educazione mia, di un'educazione che riguarda me, Silvana, Federica, Patrizia, Giovanna e Francesco. L'educazione, infatti, che cos'è? Che vuol dire educare? Andiamo all'etimologia della parola. Educare, ex duco, dal latino, abbiamo la professoressa Zema che ci può insegnare, è l'introduzione dell'essere nella alla realtà totale dentro un'idea di significato per la propria vita. Educare è comunicare se stesso, il proprio modo di rapportarsi con il reale. Questo ha il pregio di condurre l'essere alla certezza dell'esistenza di un significato delle cose. Educare quindi è comunicare se stesso. Quindi io educo a partire da quello che sono. Se non sono educato, cosa do? Il mio non essere educato, ma mi pare ovvio. Io sono sempre, ovunque e con chiunque. L'educazione è un mio cambiamento. Che vuol dire viceversa? Io, poverino, guardate con la pioggia, è mortificato. Quando l'io non entra nel reale, no? E quindi non è educato e non educa, è un io che viene mortificato. Perché? Poi lo vedremo più in là. Perché non parte dal desiderio del proprio cuore. La realtà. Quando uno non vive la realtà, in che cosa si rifugia? Queste sono alcune dimensioni che poi parleremo in tutto il nostro cammino. Perché dico cammino? Perché la proposta che io voglio farvi stasera è un lavoro. La proposta che io mi sento umilmente di fare è di iniziare un cammino insieme. Cosa c'è come prima categoria? Guardate, chi non vive si rifugia nella definizione. Definire l'altro partendo da un comportamento non è reale, è fuga dalla realtà. Perché io definisco l'altro a partire da un comportamento e non è vero. Il comportamento dell'altro è ciò che possiamo osservare, vedere, udire direttamente, mentre i sentimenti, gli stati d'animo, gli atteggiamenti, i pensieri dell'altro non si considerano comportamenti perché non si possono osservare direttamente. Io non so che cosa succede. Amare la verità più che non l'idea che su di essa già ci siamo fatti vuol dire essere liberi da preconcetti. Amare la verità più di noi stessi, la verità dell'oggetto più dell'immagine che ci siamo fatti su di esso. E poi, come diceva il piccolo principe, che superì, bisogna andare al di là delle apparenze, non ne fermava che lui.